Il principe William e il principe Carlo hanno aiutato la regina negli ultimi anni a portare sulle spalle il fardello con un esperto reale che ha spiegato come sono stati assegnati nuovi ruoli ai futuri re. L'esperto e corrispondente reale Jonathan Sacerdoti ha discusso di come più attività siano state distribuite ad altri membri della famiglia reale mentre la regina invecchia e i campanelli d'allarme suonano sulla sua salute. Sacerdoti ha detto che la regina sceglie di non volare più a causa della sua età e ha detto che questi eventi sono ora presi in carico da altri reali. Il commentatore ha aggiunto che ha permesso al principe Carlo e al principe William di abituarsi a svolgere questi doveri quando inevitabilmente saliranno al trono prima di discutere di come altri reali si siano fatti avanti mentre la regina era malata, parlando con Royali US. Sacerdoti ha riflettuto sugli ultimi anni e su come ha aiutato il principe Carlo e William a sostituire la regina. Ha spiegato, quindi penso che sia stato davvero interessante guardarlo nel corso degli anni non solo negli ultimi 2 anni durante la pandemia di Covid, ma anche in generale durante la vita successiva della regina. C'è stata più attività condivisa tra la famiglia, tra i reali lavoratori e anche prima che Meghan e Harry lasciassero il paese e lasciassero la famiglia reale lavoratrice, si sono anche assunti parte di quel fardello. Penso che sia stata una caratteristica dell'ultima parte della vita di Sua Maestà la Regina, e questo per dire che quando qualcuno invecchia in qualsiasi famiglia o in qualsiasi lavoro o ruolo lavorativo, può consentire ad altre persone di intervenire e svolgere alcune delle attività che richiedono un corpo leggermente più giovane, forse anche a volte una mente leggermente più giovane. La regina ha smesso di fare viaggi internazionali alcuni anni fa e poi quei tipi di viaggi sono stati condivisi tra gli altri membri della famiglia. Il signor Sacerdoti ha quindi esaminato la pandemia e come ciò ha influito sul modo in cui la famiglia reale svolgeva i propri affari. Ha continuato, quindi abbiamo visto succedere lo stesso genere di cose durante il blocco e poi durante il periodo di cattiva salute che il principe Filippo ha avuto prima di morire.